L'isola ecologica, per piccole quantità di rifiuti, si sposta nei mercati cittadini. Da lunedì 14 gennaio, un furgone attrezzato raccoglierà dalle 8:15 alle 12:45 medicinali, olio usato, pile, ingombranti di piccole dimensioni, vernici in barattoli e piccoli elettrodomestici. Una serie di rifiuti che solitamente debbono essere portati alle isole ecologiche potranno essere portati nei giorni di mercato a questo mezzo qui. Quindi un servizio effettivamente comodo perché soprattutto alcune apparecchiature, penso ai RAE, cioè ai piccoli elettrodomestici, un phon, un vecchio cellulare, invece di dover fare un viaggio appunto in via Paronese per lasciare questi oggetti, ci sarà questo camion che permetterà appunto ai cittadini di liberarsi in modo corretto di tutta una serie di rifiuti. Il furgone tutti i lunedì, in occasione del mercato, sosterà nel piazzale di Ponzaglio, all'altezza della pizzeria Don Chisciotte. Il primo martedì di ogni mese in piazza Einstein e il terzo a Mezzana in via Sant'Andrea a Tontoli. Il primo e il terzo mercoledì a Villa Fiorita, mentre il secondo e il quarto sarà a Maliseti davanti ai giardini. Infine, il primo e il terzo giovedì sarà presente al mercato di Iolo. L'ecomezzo non è la sola novità che Alia ha realizzato per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Il centro di raccolta che è usufruibile è quello di Via Paronese come sempre e ora è esteso anche a quello di Calenzano che è molto vicino nella zona est di Prato. L'isola ecologica di Via Paronese recependo alcune indicazioni anche dei cittadini, qualche lamentela per la logistica, per come all'ingresso.